Ciao, sono Francesco e ho 27 anni nella mia squadra del cuore del Messina Calcio. Ormai è un po' caduto in disgrazia perché militiamo in Serie D, però indimenticabili i nostri 3 anni di Serie A con le vittorie a San Siro contro il Milan. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto il mio Messina, ho visto il mio Messina, uè mamma, innamorato son. Preferisco sicuramente guardare le partite al campo perché è tutta un'altra emozione, anziché guardarle direttamente a casa su una poltrona o in divano o comunque davanti alla televisione. Io penso che il calcio sia malato in quanto non è possibile tutto questo spezzatino, non è possibile che i diritti televisivi siano più importanti della passione e di riportare la gente allo stadio. Ed è malato anche per i troppi incidenti, ora ultimamente forse no, però in passato abbiamo assistito a delle cose veramente assurde. Io continuo a seguirlo perché per me il calcio è anche l'identificazione di una città e la sua passione corrisponde comunque all'amore che una persona ha anche verso la propria città. È vero, il calcio non è tutto, però una squadra sana, importante e soprattutto che mira in delle serie importanti è anche lo specchio del funzionamento appunto di una città stessa. In questo momento una cosa che mi dà molto molto fastidio sono appunto gli stipendi altissimi dei giocatori perché sono spropositati, cioè un operaio non può vivere e campare con 800 euro al mese e un giocatore di calcio guadagnare milioni di euro. Per quanto riguarda il calcio, sì, secondo me alcune partite come nel caso di Calciopoli furono decise a tavolino per accordi, per appunto dei contratti, per delle questioni comunque sottoterra, sotto banco, sicuramente non limpidissime e non chiare, fra il calcio scommesse, fra naturalmente tutti i vari accordi appunto fra le diverse squadre, sì, quindi molte partite sono state sicuramente decise a tavolino. Inoltre vorrei dire alla Lega, basta con queste partite a mezzogiorno, basta con questa Serie B il sabato e Serie A la domenica, basta con queste partite dilazionate nel tempo, basta con questa tessera del tifoso, riportiamo la gente allo stadio, è una cosa bella, riportiamo le famiglie, il calcio è uno sport come tale deve essere vissuto, non come un business, non come un fattore economico, ma come una semplice e pura passione sportiva.